Sai che ho fatto il richiamo del vaccino anti-Covid-19? AstraZeneca? In effetti, Vax Zevria, o era Vasterzoran, Tetrodoman. Vabbè, sì, AstraZeneca. Ora ti controlleranno grazie al 5G e diventerai pure magnetico. Vabbè, soddisfatto? Ti hanno dato anche il lecca-lecca dopo? No, ho finito tutto, figurati, non ho trovato neanche un palloncino. Ovvio, non solo ti controllano con il 5G, i palloncini prima li hanno gonfiati con le scie chimiche, poi li hanno bucati tutti usando le siringhe vaccinali. Te l'ho detto, è un complotto! Lunedì 31 maggio 2021 ho ricevuto il richiamo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca, Vax Zevria, e giusto per la cronaca, l'iniezione che mi è stata fatta veniva dal lotto ABV 2856, quello che è stato recentemente dissequestrato proprio dalla Procura della Repubblica di Siracusa e che scadeva proprio il 31 maggio, quindi ho avuto anche l'onore di partecipare al recupero di dosi del vaccino che altrimenti sarebbero andate sprecate. Anzi, in questo devo dire tra le altre cose, non solo che me la sento di fare i complimenti alla Regione Sicilia per come ha gestito il protocollo di vaccinazione, perché sta andando veramente benissimo, ma anche di fare i complimenti a tutti i miei concittadini per come hanno accolto l'arrivo del vaccino, e in particolar modo l'arrivo del vaccino AstraZeneca. Tralasciando una coppia che è venuta da, mi pare, Avola o Augusta a Siracusa espressamente per fare la dose di AstraZeneca. Ma non solo per questo, la mattina in cui io sono andato a fare il vaccino ho dovuto attendere più di un'ora, perché quando era ormai arrivato il mio turno, ero in fila davanti a due o tre persone per andare a parlare con il medico, è venuto fuori il medico dall'area vaccinale per annunciare che erano appena finite tutte le dosi di AstraZeneca e dovevamo aspettare un'altra oretta che arrivassero le altre fiale. Com'è andata? Beh, a parte questa attesa, che comunque avevo messo in cantiere, mi sono preso mezza giornata libera al lavoro, è andato tutto benissimo, nessun effetto collaterale neanche questa volta, a differenza della volta scorsa. Nell'area dell'iniezione, poi la sera ci ho messo un po' di Voltaren per vedere se il dolore mi durava ancora una settimana circa, e invece no, mi è durato solo un paio di giorni con passaggi di pomata Voltaren la sera. E di nuovo solo una leggera sensazione di intorpidimento, come dopo aver fatto attività sportiva quando si ha un po' di acido lattico. Ne so qualcosa con le gambe, visto che ho cominciato da un paio di mesi a fare pesantemente bicicletta. Altri effetti collaterali? Nessuno, neanche il mal di testa dovuto dal giuntare 2 giorni lavorativi, perché sono riuscito a organizzarmi per tempo molto meglio. Adesso in famiglia abbiamo tutti quanti il Green Pass, quindi potremo muoverci quest'estate un po' più a cuor contento, con un po' meno restrizioni, e questa è una cosa molto importante e molto utile. E prima di continuare questo vlog voglio cercare di essere chiaro. Con il video precedente, che se non l'avete visto potete recuperare, lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, con questo e con un altro video che seguirà, perché quest'anno ho intenzione di recuperare un altro paio di vaccini che mi mancano, che cosa voglio dirvi? Voglio convincervi sicuramente a effettuare il vaccino, sì e no. Diciamo che voglio cercare di portarmi la mia esperienza positiva per farvi capire anche l'importanza dei vaccini. I vaccini sono lo strumento più importante che abbiamo a disposizione per combattere malattie anche complesse e molto invalidanti. E solo grazie ai vaccini, se nel 1978 siamo riusciti a eradicare una malattia terribile come il vaiolo. Grazie ai vaccini siamo andati molto vicini a eradicare altre malattie molto complesse. Grazie ai vaccini siamo riusciti piano piano a ridurre sempre di più malattie molto invalidanti come la polio. E su questo vorrei anche richiamare l'attenzione su un'immagine che ho condiviso qualche giorno fa sulla mia pagina Facebook. Nel 1956 Elvis Presley si fece fare l'iniezione del vaccino antipolio in diretta televisiva. Negli anni 50 negli Stati Uniti c'erano stati poco meno di 60.000 casi di polio. Grazie a messaggi positivi
come quello di Elvis Presley, che nel 56 era l'idolo di tantissimi giovani, quello che oggi chiameremo un influencer, e quindi grazie allo spirito di emulazione «Ehi, se il mio idolo si è fatto il vaccino, allora io che voglio essere come il mio idolo devo farmi il vaccino anche io», in solo 10 anni si ridusse il numero di positivi alla poliomielite a meno di un migliaio negli Stati Uniti. Anche adesso cerchiamo di lanciare questi messaggi positivi in maniera funzionale, ci sono tantissimi influencer, ultimamente proprio per esempio Chiara Ferragni, che si è fatta un selfie mentre riceveva anche lei la dose del vaccino. Questi sono messaggi molto importanti, perché i vaccini sono gli strumenti che ci permetteranno di sconfiggere quelle malattie che sino ad oggi sono state molto dannose, e tantissime altre malattie che possono veramente fare tantissimi danni, così come sta succedendo con il Covid-19, che ha falcidiato centinaia di migliaia di persone. Stiamo parlando ormai anche di più di 100.000 persone che sono morte solo qui in Italia. Insomma, bisogna guardare i vaccini positivamente, sono uno strumento molto importante e bisogna avere moltissima fiducia nei vaccini, perché saranno lo strumento che ci porterà nel terzo millennio a far diventare storia e leggenda malattie che sino a pochissimi anni fa non facevano altro che mietere vittime innocenti e inconsapevoli. Concludo quindi con una domanda molto veloce. Voi cosa mi dite? Avete già fatto il vaccino? Avete già fatto entrambe le dosi? Avete ricevuto solo la prima? Avete ricevuto il buono dose? Oppure non so, la vostra regione ancora è un po' indietro, quindi ancora passerà del tempo? Io peraltro sono andato a fare il vaccino a cuor contento e sono anche pronto, se sarà necessario, a fare un ulteriore richiamo fra un anno, senza grossi problemi, onestamente. Detto questo, vi ringrazio per aver voluto ascoltare sino in fondo la mia esperienza. Spero che vi sia stata utile e, come ho già annunciato, tornerò ancora sull'argomento vaccini. Per il momento, se sono riuscito a esservi utile, come sempre, pollice in alto e condividete con i vostri amici anche su WhatsApp, Telegram e gli altri social, magari con i vostri amici che ancora sono dubbiosi e non sanno se fare il vaccino o meno. Iscrivetevi al mio canale, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Inoltre, se siete già vaccinati, il buon profumo di nuovo iscritto ha una fragranza speciale solo per voi. Vi ricordo inoltre il canale Telegram, linkato sul doobly-doo e sulla scheda, per piccole curiosità dietro le quinte, e notifiche quando pubblico nuovi video o vado live sulle app social. Infine, fatemi sapere in un commento se vi piacerebbe che trattassi qualche argomento particolare su Diario di Viaggio on the road. Io sono Grizzly, e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!